Gentili spettatori, benvenuti alla seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A maschile. Questa stagione 2019-20, le squadre che sono in campo, vedete schierate, sono quelle della formazione di casa della Color Max Pescara che ospita il Real Rieti Calcio a 5. Del Rieti che in campo ha il seguente quintetto: Fabio Tondi, maglia numero 22, Franco Jelovcic, maglia 19, Rodolfo Fortino, maglia numero 20, Rafael Rizzi, Rafinha 27, e Jefferson Fernan Titon, il grande ex di turno con la maglia numero 29. Per quanto riguarda i locali invece, oltre al portiere Mazzocchetti, ci sono Carlos Eduardo Morgado, detto Dudu, Carlo Owinu, ex Acqua e Sapone, André Ferreira, e conclude il quintetto, il rientrante dalla squalifica, l'elemento più insidioso, cioè Gonçalves Miseu. Sta per avere inizio il match con il fischio del primo arbitro, che è Nicola Acquafredda di Molfetta, che ha divato da Gennaro Cefalà di Lamezia Terme, cronometrista Marco Di Filippo di Teramo. In via alle ostilità con questo lungo lancio in direzione di Fortino, che non giunge però a destinazione sull'appoggio di Jelovcic. La formazione abruzzese schierata da destra verso sinistra attaccherà, contrariamente alla formazione reatina, con la maglia tutta bianca con bordi celesti, metà celeste. Io approfitto subito per salutare il mio collega, il bravissimo Mattia Esposito, che ci segue da Rieti e che sicuramente starà aspettando con molta ansia l'esito di una partita tutt'altro che semplice per il Rieti, soprattutto perché la squadra di Saverio Palusci sta attraversando un buon momento, soprattutto dopo il successo esterno, forse inopinato, sul campo del comprensorio Medio Basento. Partita difficilissima che la squadra abruzzese è riuscita a vincere, e oggi affronta una formazione invece che viene da 5 risultati utili consecutivi, con 4 successi e un pareggio sul campo del Sandro Abate Avellino. Squadra in grande forma che si è ulteriormente rafforzata. Peccato davvero che manchi oggi con un tale Luca Ian, che è sulle tribune a seguire il match. Ma è un giocatore straordinario che noi abruzzesi conosciamo molto molto bene, avendo militato un paio di stagioni con l'Acqua e Sapone Unigross. Seguiamo però adesso in cronaca diretta, Jelovcic cerca lo spazio per la conclusione, Rafinha gli restituisce il pallone. La squadra di Jeff Jefferson e di Kundari sicuramente sta vivendo una stagione d'oro. Intanto c'è il primo fallo del match sull'ex Titon, giocatore temutissimo. Che conosciamo altrettanto bene per le sue autentiche fucilate, tra virgolette. Giocatore che ha disputato una stagione strepitosa, concorrendo alla salvezza anticipata dell'allora Civitella una stagione fa, oggi Color Max Pescara. Ma siamo in cronaca diretta, sono passati 1 minuto e mezzo, naturalmente non è accaduto assolutamente nulla, non ci sono stati neanche tiri in porta. Dicevamo di Luca Ian, che potrà essere utilizzato soltanto dopo l'8 febbraio, dovrà aspettare 3 turni, quindi giocherà per motivi di tesseramento, viene direttamente al Cartagena della Spagna, giocherà contro l'Arzignano in trasferta fra meno di un mese. Attenzione a questo attacco sul fronte sinistro, palla che è una rasoiata che sfiora il palo alla sinistra di Mazzocchetti, che naturalmente stava coprendo il suo lato. L'esecuzione è stata di Jelovcic. Adesso ci prova il Color Max con questo tentativo rintuzzato dall'ex Titon, pressing molto alto. Rodolfo Fortino si scontra con Ferreira, palla in fallo laterale, la messa in gioco è per i reatini, che vanno alla battuta con proprio con Titon. C'è un discreto pubblico e anche una buona percentuale di sostenitori del Rieti, soprattutto lo staff dirigenziale presente in gran numero in questa seconda giornata di ritorno. L'andata finì 5-4 per i reatini, che dopo una stentata partenza hanno acquistato fiducia e soprattutto sono in una posizione
terza piazza invidiabilissima, soltanto un tiro di schioppo dalle altre due formazioni che guidano in testa, naturalmente c'è il Pesaro, un punto in meno per l'Acque Saponi Gross che ha totalizzato 8 vittorie consecutive. Intanto il tentativo di Miseu, che è un giocatore interessantissimo, 24 anni, un ragazzo da seguire con estrema cura perché ha delle qualità enormi. Il tentativo è stato comunque, avete visto, respinto da un Fabio Tondi attentissimo. Dudu, Morgado, Carlo Einu. È a tutti noto lo scambio che c'è stato qualche settimana fa. Attenzione a Teton che ruba palla e poi il suo siluro sfiora la porta difesa da Mazzocchetti, che può rinviare. Diciamo lo scambio alla pari, cioè scambio di prestiti. L'Acque Sapone è andato Fabinho, il bravissimo Fiot, sfortunato quest'anno perché ha cominciato benissimo, poi ha avuto un serio infortunio che l'ha tenuto fuori per più di 2 mesi. Mentre è approdato con il Color Max Pescara il bravo Inu, ex arzignano, ragazzo che ha bisogno di giocare, di molto spazio anche nel giro della nazionale. Questa è la prima volta che Palucci può schierare peraltro la formazione al gran completo, non era mai successo. Per quanto riguarda invece Riatini, al di là di Luca Ian, mancano David e infortunato e l'altro Rafinha, Rafael, che è squalificato. Quindi squadra tra virgolette incompleta, anche se l'organico messo a disposizione dal presidentissimo Pietro Paolo è quello che è, lo sappiamo benissimo. Squadra estremamente ambiziosa, quest'anno i playoff sicuramente ci riserveranno tante sorprese, soprattutto una competizione qualitativa di altissimo livello. Ma attenzione a Jelovcic, il tentativo viene salvato da Mazzocchetti in fallo laterale, grande opportunità per la formazione di Jeff, che può offrire soltanto di una rimessa al fallo laterale, non dovrebbe trattarsi neanche di angolo, forse angolo sì, ma insomma cambia poco nella sostanza. Titon, palla corta per Rafinha, ancora al suo compagno, però perde palla, intanto è entrato dall'Onder, avete visto che ha conquistato la sfera per i locali, è entrato anche Coco Smith per la squadra di Palucci, sta per inserire anche Leandro, uno degli elementi più positivi in assoluto. È stata una vera e propria sorpresa questo giocatore che ha saltato le prime 8-9 partite per una questione di tesseramento, proviene dal Cipro, ragazzo è praticamente uno straniero anche se brasiliano, consigliato proprio dal suo compagno di squadra Gonçalves Miseu, ex Lazio, che ha disputato una splendida stagione l'anno scorso, sta facendo ancora meglio nell'attuale, avendo realizzato la bellezza di 15 gol, miglior realizzatore, contro i 19 del capocannoniere, che proprio qui in campo Rodolfo Fortino ci ha riprovato ancora con un rasoterra la formazione reatina. La sfera è stata respinta ancora da Mazzocchetti, il tiro è stato effettuato da un interprete di altissimo livello che conosciamo bene da una vita in Italia, il bravissimo Bueno Ardite, ma soprattutto Ramon, che tante glorie ha conquistato nel suo ex Asti e non solo, giocatore straordinario, pericolosissimo sui calci piazzati. Uno degli ultimi suoi gol è proprio questo. Attenzione, proprio Ramon sopra l'avversario, poi si incrocia con un altro non giovanissimo, lui è classe 84, chi gli ha tolto palla e ha guadagnato il fallo laterale, eccolo qua, il numero 11, Carlos Eduardo Morgado, detto Dudu per tutti, lo diciamo sempre, giugno 1981, 38 anni e mezzo, sempre uguale, era così 20 anni fa, non è cambiato quasi per niente, io toglierei anche il quasi. Capitano Coco Smith, anche lui giocatore inossidabile, compiuto 35 anni poco fa, si gira, tira da pivot dall'Onder, però la conclusione centrale non preoccupa più di tanto Tondi. Pericolosissime Rieti in 3 circostanze e c'è un fallo netto di Leandro. Rischia il giallo, stiamo per dire, invece il direttore di gara lo ha estratto direttamente, si tratta di Cefala che ha tirato fuori il primo cartellino giallo del match quando sono passati quasi 5 minuti pieni. Il fallo è stato piuttosto netto e anche di una certa virulenza, però Ramon non si è fatto male, buon per lui, buon per il gioco. Leandro l'ha impattato in modo piuttosto violento,
quindi giallo, il primo giallo del match. Lo stesso Leandro depone in fallo laterale questo tentativo di appoggio dei suoi compagni, dei suoi avversari. Intanto c'è la rimessa per un altro giocatore che conosciamo molto bene, 32enne Massimo De Luca, anche lui nazionale, ex anche Pescara, non questo Pescara naturalmente, c'è il Pescara degli Annascoli che tante glorie hanno riportato nel passato anche abbastanza recente. Peccato che non ci sia più neanche il Pescara insieme con il citato Asti, anche se poi l'Asti si sta riproponendo, come tutti sappiamo non c'è più la Luparenza, non c'è più il caos, c'è un caos ma è quello il Mantova, naturalmente stiamo parlando del caos Bologna, poi Reggio Emilia, poi Ferrara, un po' di tutto lì in Emilia Romagna, non c'è più Napoli e la lista è lunga purtroppo, quindi abbiamo lasciato per strada diversi pezzi, ma ci fermiamo qui e seguiamo la cronaca quando mancano 14:45 per l'esattezza. Di nuovo Massimo De Luca dal punto da cui aveva battuto in precedenza, girata rapidissima tentata da Fortino, anche lui una vita nel calcio a 5 nazionale, partì con l'Augusta tanti anni fa insieme con quell'altro campione, si chiama Merlim, e non soltanto loro, ce ne sono tanti ancora in circolazione dell'Augusta che tanto contributo ha dato nel passato. Non si intendono adesso De Luca e Fortino, Fortino esce al suo posto, in campo viene inserito un altro elemento, questo di tutt'altra età, Juan O, che è un giocatore interessantissimo spagnolo, insieme con Iavironi, altro ragazzo estremamente interessante, rispettivamente del 99, quello che è in campo, quello che è in panchina, Ceroni 2001, 18 anni. Ed è tutto dire, la cantera spagnola che produce giocatori di qualità e di spessore. Si riparte da Ramon, ancora 0-0 naturalmente, non è successo nulla in termini di gol, ma il Rieti ci ha provato a più riprese, le sue conclusioni sono state ribattute da Mazzocchetti e adesso De Luca fallisce da distanza ravvicinata, non era facile di prima intenzione, la palla fuori di almeno un metro. E poi sono state due o tre conclusioni a fil di palo tentate dalla squadra di Jeff. Attenzione, pasticcio di Leandro, poi De Luca, il tentativo, la ribattuta, il gol 1-0 per il Rieti sul tentativo di Mazzocchetti, il tap-in vincente dello stesso Massimo De Luca che ha avuto la buona opportunità, è stato fortunato, si è ritrovato il pallone tra i piedi di destro, l'ha messa dentro, 1-0 passa in vantaggio Rieti, ma il pastrocchio proprio di quel Leandro che stavamo tanto vantando poco fa può succedere, naturalmente nulla va a inficiare il suo buon rendimento fino a questo momento del campionato, però sta di fatto che quando mancano 13:47, quindi dopo 6 minuti e 13 secondi, la formazione ospite passa in vantaggio, ci ha creduto di più, ha avuto più opportunità De Luca, l'ha messa dentro, 1-0 dunque per il Rieti che ci riprova sempre con De Luca, viene buttato giù senza fallo però da Leandro che può appoggiare a Mazzocchetti. Leandro ha chiesto anche scusa ai suoi compagni poco fa per l'appoggio errato, è un po' quello che è successo a Tobe del comprensorio medio Basento, dando via libera Andrea Ferrera che poi ha realizzato un gol preziosissimo che porterà al successo. Ma attenzione agli ospiti che rubano palla molto pericolosamente proprio con l'appena entrato Roni, la conclusione ribattuta da Mazzocchetti, partita che si vivacizza, è entrato anche per Luigi Gagliani che adesso nel contrasto con Ramon riesce a concludere direttamente in fallo laterale per evitare la possibilità di una transizione che sarebbe fatta insidiosissima. Sta giocando bene il Real Rieti che, come abbiamo detto in apertura di match, sta attraversando un eccellente periodo, il buon recupero da parte di Wano che può anche appoggiare i suoi compagni, aspetta il piazzamento migliore che non viene scoperto se non quando riesce ad appoggiare Ramon, però poi l'azione sfuma per l'impreciso appoggio successivo di Roni. Si riparte da Leandro, poi Cocosmith collabora allo stesso capitano e poi Leandro non riesce a controllare il pallone, la sfera viene toccata da lui e quindi viene rimessa dal fallo laterale per quanto riguarda gli ospiti che sono in vantaggio per 1-0, gol di De Luca dunque abbiamo detto al sesto minuto e poco più per un Rieti che sta
giocando decisamente bene, il tentativo di lancio in direzione di Luca da parte di Ramon è troppo teso, troppo lungo, e adesso Giavironi mette la palla in fallo laterale per la rimessa in gioco dei locali, che finora non hanno mai concluso in porta se non con un tentativo flebile da parte di Dall'Onder, che non ha creato alcun problema a un attento Fabio Tondi, e all'occasione di Misael è stata ribattuta. Attenzione agli ospiti che realizzano il 2-0 con gli Aveironi, 2-0 quando sono passati 8 minuti e 7 secondi dall'inizio del primo tempo. Già chiede time out Palucci, che vede la sua squadra in difficoltà. Bene, si può riprendere con questo secco 2-0, meritato, perché Rieti sta giocando meglio di un Color Max un po' frastornata in difesa. Le marcature ve le ricordo: al sesto minuto De Luca e all'ottavo minuto e 7 secondi, cioè prima dell'interruzione del time out, gli Aveironi, che ha rubato palla, si è involato, la piazzata, non un tiro violento ma estremamente preciso, misurato nell'angolino alla destra di Mazzocchetti, che nulla ha potuto. 2-0 per il Real Rieti, che sta giocando molto bene e ha dimostrato anche estrema concretezza. Oltre ai due gol ha avuto diverse altre opportunità, o fuori d'un soffio sventate da Mazzocchetti, però la formazione abruzzese ha sicuramente la capacità di reagire anche dal punto di vista temperamentale. Chiaro che questo 1-2 in 8 minuti pesa tantissimo contro un avversario che è molto molto forte, ha tante qualità ed è privo di tre giocatori, come abbiamo detto poco fa. Galliani tende un bel pallone a Winu, che cerca spazio, di forza, di peso, di fisico, riesce a mantenere il possesso di palla la squadra di Palucci. Palla recuperata dagli ospiti e c'è un altro ex di turno, Andrea Romano, maglia numero 7, vedete in campo, tentato questo appoggio centrale, ha lasciato un buon ricordo Romano, anche se poi non ha avuto molta fortuna per un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per lunghissimo tempo. Era un prestito dal Rieti e a Rieti è tornato questo ragazzo, che è proprio reatino, che di nascita e di crescita. 11 minuti e 19 secondi alla conclusione del match, siamo sempre sul 2-0. Vi ricordo ancora una volta i marcatori: De Luca e gli Aveironi. È entrato anche Rafinha. Lo scambio con Jelovcic, gioca tutto di prima. Quello reatino Fortino prova a imbucare una diagonale che però non gli riesce al massimo, quindi la conclusione va fuori. Mazzocchetti, Andrea Ferreira, partita tutt'altro che semplice per Color Max Pescara. Attenzione, la palla sta per scivolare dalle parti di Fortino, che parte con un attimo di ritardo, quindi l'opportunità sfuma. Al fallo laterale Misael, serve Andrea Ferreira, poi lo stesso Miseu è l'ultimo a toccare, quindi la rimessa in gioco è per il Rieti, giusta la decisione arbitrale. Si riparte dal capitano croato della nazionale croata, Franko Jelovcic. Andrea Romano chiama in causa anche
Tondi, che è stato impegnato col contagocce in questo primo tempo, rischia 4 secondi e allora è costretto a concludere in una zona dove non c'è nessun compagno. 10-24, 0-2 tra Color Max Pescara e Arrieti, qui al Pala Ricopiano o Pala Fausto Scorrano, che dir si voglia. Protesta per un fallo che non viene fischiato. Capitano Fortino, solo un fallo laterale, dicono gli arbitri. Siamo al limite dei 4 secondi per un soffio davvero. Palla che comunque giunge a Fortino, costretto a retrocedere. Andrea Romano rischia di perdere palla, finisce per le terre e poi Dudu si arrabbia in maniera piuttosto plateale. Suo ex compagno di squadra, del terzo fallo, il fallo ci poteva stare, una pressione eccessiva. Romano non ha retto l'urto, è finito per le terre, però Dudu si è arrabbiato tanto, ha rischiato anche qualcosa. Jelovcic, rimessa al fallo laterale per la squadra di casa, che riparte da Gonçalves Misael. Intanto l'arbitro va a redarguire la panchina del Color Max, ce l'ha particolarmente con il vice di Palucci, Daniele Di Vittorio. Il primo arbitro, vi ricordo, è Nicola Acquafredda di Molfetta. Si può riprendere a giocare, 9.59, 10 minuti, diciamo così, diciamo prima, alla conclusione di questa prima frazione di gioco, con gli ospiti in vantaggio per 2-0. Titon, che è tornato in campo, non riesce a trovare compagni. Dudu, l'appoggio a Leandro, poi perde il pallone per strada. Miseo, protestano i locali per un fallo che gli arbitri non assegnano, forse dando il vantaggio, però ci può stare che poi venga assegnato. Intanto viene ammonito, Coco Smith. Che si era alzato in piedi, il capitano, protestando probabilmente. Sta sorridendo Coco. Avrebbe voluto dare magari il fallo cumulativo. Protesta anche Dudu Morgado. E si ricomincia dal calcio d'angolo in favore dei giocatori abruzzesi. Palla tesa al centro, ospiti che recuperano temporaneamente, però poi la rimessa in gioco viene guadagnata da Jelovcic, che cerca di liberare sul fronte opposto Titon. Palla troppo lunga, 9.29 ancora da giocare. Palla un po' a rischio per Miseo, tant'è vero che è costretto ad appoggiare malamente ad Andrea Ferreira, per cui Jelovcic può seguire il fallo laterale già effettuato. Titon, lo stesso Jelovcic, Fortino, scambio veloce, Titon non trova compagni, deve restituire a Fortino. Si alza un po' il baricentro dei locali con un pressing più alto, capisce tutto Dudu Morgado, possibilità di transizione, e poi c'è Titon che sposta forse al limite della regolarità di fisico suo ex compagno di squadra Miseo. Gli arbitri hanno lasciato correre, in effetti non sembrava esserci l'estremo del fischio per un calcio di punizione che cercava, che chiedeva la squadra di casa, che adesso però riparte da un fallo laterale sotto i 9 minuti, sempre 0-2. Ricordo ancora i marcatori al sesto minuto De Luca, all'ottavo Giavironi per un Rieti che adesso sta subendo un po' la reazione dei locali, che però non trovano sbocchi concreti e conclusioni dalle parti di Tondi non sono arrivate. Andrea Ferreira, non trova Pertuggi Emanuele Ferraioli, che è entrato da poco con la maglia numero 21, ragazzo Teramano,
sta cercando con qualsiasi tentativo Panucci di rimettere a posto le cose. Comunque l'emorragia si è arginata, 0-2 in 1-2 in due minuti, con un Rieti è fatto più guardingo, meno offensivo, ma è una squadra talmente pericolosa che in pochi istanti può cambiare in meglio le proprie sorti quando mancano 8 minuti e 20 secondi. Mazzocchetti, palla lunga, troppo lunga per Ferraioli, niente da fare, si riparte da Tondi che con le mani allunga in direzione di Jelavcic, sbaglia anche lui. Jelavcic dice al compagno palla bassa, non troppo lunga. Miseu, Ferreira, palla a seguire Ferraioli, buono lo scambio con Miseu, buona questa palla per Dudu Morgado, 2-1, gran gol del Color Max Pescara, si è fatto infilare in velocità la squadra di Jeff, bellissima l'azione, l'esecuzione di Dudu Morgado è conseguenziale alla prima grande opportunità, intanto c'è un time out chiesto da Jeff. La squadra di casa accorcia le distanze quando mancano 8 minuti e 07 secondi alla fine del primo tempo. Bellissima questa esecuzione, la cosa più bella fatta proprio dalla squadra di Palucci, che ha trovato la via del gol con un'azione corale partita proprio da Ferraioli, proseguita poi da Miseu che ha trovato il liberissimo Morgado sulla destra, si è fatta trovare sorpresa la squadra reatina che non si aspettava un'azione con tanta rapidità d'esecuzione. 1-2 dunque, quando ripeto mancano 8 minuti e 7 secondi alla fine del primo tempo, rete di Dudu Morgado quasi allo scadere del dodicesimo minuto per i locali. Abbiamo detto, la squadra allenata da Palucci ha forze morali straordinarie, ha trovato anche l'opportunità di fare breccia tra le fila compatte di una squadra, quella reatina, che non aveva rischiato nulla se non in un tentativo di Miseu poi rintuzzato dal portiere Fabio Tonni. Però per il resto grandi preoccupazioni non c'erano state, però questa è una squadra che sa come lottare fino in fondo con chiunque. Attenzione a questa azione da solo, no? Praticamente Titon ha fatto tutto lui, però attenzione a questo appoggio di Ramon, sempre Titon, ancora Ramon, prova il tiro, ci si mette di fronte Ferraioli che riesce a rinviare, ci riprovano gli ospiti, adesso molto più aggressivi i ragazzi di Palucci che hanno ritrovato morale. Bellissimo sto pallone tagliato in avanti, splendido l'anticipo di André Ferreira su Iavironi che si sarebbe ritrovato a tu per tu con il portiere. Il tiro dalla distanza di Miseu, queste cose le sa fare, le fa benissimo, soprattutto dalla distanza. Ramon finisce per le terre, gli arbitri lasciano continuare. La conclusione ancora di Ramon, che protesta per un potenziale fallo di mani che nessuno ha visto. E quindi solo fallo laterale, 7 minuti e 6 secondi da giocare in questo primo tempo. Vivacissimo, interessante, bello. Che sta premiando adesso invece una Color Max in crescita evidente. Dopo lo 0-2, la squadra ha... è riuscita a riorganizzare il proprio gioco, soprattutto a livello di intensità, ha fatto bene, però il Rieti è sempre molto pericoloso. Attenzione a questo attacco sul fronte sinistro con Jelovic che cerca un compagno libero. Ramon cerca di dare a Titon, ancora Titon, la porta è vuota, ma c'è soprattutto Mazzocchetti a coprire il primo palo ed è quello giusto, quindi gli dice di no al suo ex compagno. Aveva adocchiato un passaggio tra il portiere e il palo, ma Mazzocchetti gli ha detto di no. E adesso rientra Leandro per i locali, che possono ripartire dal fallo laterale a 6 minuti e mezzo dalla conclusione di questa prima frazione. 1-2, era che si è ravvivata, riaccesa ulteriormente con il Rieti che non riesce più a incidere come era riuscito a fare benissimo nei primi 7-8 minuti. Non a caso sono arrivati anche 2 gol. Tentativo di lancio di prima intenzione da parte di Coco Smith, finisce sulla tribuna. Miseu viene sostituito dal numero 14, Sergio Parra Bonilla, lo spagnolo, classe 97. Ragazzo che ha buone qualità, manca forse un po' di concretezza, però è interessante da seguire. Poi è molto giovane, 22 anni, come abbiamo detto poco fa, classe 97.
tornato in campo anche Fortino, che non riesce ad agganciare però questo pallone. Non ha avuto tante opportunità il capocannoniere della Serie A fino a questo momento. Leandro, resto del pallone, si aiuta un po' con le mani, dice Ramon. Ancora Leandro contro Ramon, che lo pressa fino al limite dell'area, però se la cava molto bene questa volta Leandro. Non ha commesso sicuramente errore che ha causato il gol di De Luca, il gol con cui si è aperta l'ostilità concreta, quella appunto delle realizzazioni, al sesto minuto del primo tempo che scivola verso il quindicesimo completo, manca ancora qualche cosa. Parziale sempre di 1-2 tra Color Max Pescara e il Real Rieti. Partita bella, interessante, vivace, con molti spunti adesso su entrambi i fronti, perché la squadra di casa ci sta credendo dopo aver raddrizzato parzialmente l'incontro. Partita dalla quale, come qualcuno ha detto, la squadra abruzzese ha tutto da guadagnare, considerando il valore degli ospiti e una classifica che fa stare tranquilla la compagine di mister Paluccio, del presidente Augusto Recchia. Chiaveroni rischia un po', poi addirittura ci esce un tiro che sfiora la traversa da parte di Fabio Tondi, non sappiamo quanto voluto, però ha visto che Mazzocchetti era fuori dai pali e se fosse scesa la palla di mezzo metro, forse anche di meno, sarebbe finita in gol in maniera clamorosa. Un gol veramente da antologia. Attenzione, ruba palla Parra, che intuisce l'appoggio a Ramon, e poi per lo stesso Parra, avete visto, l'abbiamo detto poco fa, mancato di concretezza, concluso malamente col suo sinistro, nettamente fuori, pur avendo fatto una cosa splendida con un anticipo intelligente nel dialogo mancato tra Ramon e Iaveroni. Lungo lancio, Mazzocchetti è costretto col capo, ma efficacemente mettere in fallo laterale, sarebbe stato sicuramente un errore prendere con le mani perché era fuori dall'area, ma lui giustamente ha fatto quello che doveva fare. Massimo De Luca, palla corta per Iaveroni, che cerca lo spazio per girarsi, non lo trova, l'ultimo a toccare, dice il direttore di gara, è stato Leandro, che non è convinto però. Difficile giudicare per noi nella posizione, impossibile, anche perché siamo coperti nella nostra traiettoria. Diamo quel che si può. 4 minuti e 41. Il tiro di Fortino a volo, ormai è diventata abitudine in tutte le partite fare questo tentativo. Quest'anno abbiamo visto tanti gol realizzati a volo, da rimesse, dal calcio d'angolo o da punizioni che sono comunque battibili all'altezza del corner, e gol bellissimi destro sinistro a volo, ce ne sono veramente tanti, sarebbe da farne un'antologia, per una raccolta vera e propria per onorare gli autori di queste prodezze. L'anticipo di Dudu, poi di prima intenzione sulla destra per Andrea Ferrera, che non riesce a controllare, una palla non facile. Tunnel su Parra, però poi la sfera viene recuperata dai locali, che guadagnano un fallo laterale. 4 minuti spaccati in questo istante, la conclusione di questo primo tempo tutt'altro che noioso. Dudu, autore del gol con cui la squadra di casa ha accorciato la distanza. Si incrociano Rafinha e Andrea Ferrera, gli aggancia la gamba, c'è questo primo fallo dei reatini, sicuramente involontario, però il fallo c'è. Questa punizione che vedremo sarà eseguita da Miseo, probabilmente sì, infatti è rientrato per la circostanza, anche se lo è mancino, però sarà servito il pallone probabilmente per la sua esecuzione. Ha un sinistro violentissimo, ragazzo che vede la porta, come si dice, la vede, come non a caso sono arrivati 15 gol. No, batte direttamente in porta, ci prova, aveva visto il 7 alla sinistra di Tondi, tiro non lontanissimo. Ramon,
a contro di sé Leandro, il duetto si ripete, Ramon si incunea tra Mazzocchetti e Leandro, è l'ultimo a toccare la rimessa dal fondo di Piero Mazzocchetti, capitan Coco Smith, Dudu, addirittura due uomini su lui, poi finisce contro la transenna spinto da Massimo De Luca, fallo evidente sotto gli occhi di Acqua Fredda, a cui chiede scusa a Dudu che stava protestando. Secondo fallo degli ospiti, tre ne ha commesse il Color Max, non mi sembra ci siano grandi rischi, mancano 3 minuti e 35, anche se poi il calcio a 5 si sa che in pochi secondi può proporre di tutto e di più. Massimo De Luca, autore del secondo gol, si è un po' spenta la verve offensiva del Rieti, che era estremamente lucido nelle fasi iniziali, evidentemente ha trovato la chiave giusta anche Palucci per coprire bene tatticamente una squadra contro una squadra pericolosissima, come ha dimostrato in avvio, meritando il 2-0, ma poi è arrivato il 2-1 altrettanto meritato da parte dei locali. 1-2 dunque. Titon, lo scambio con Rafinha, Fortino libera, no, non c- aspetta il capitano qualcuno meglio piazzato, Rafinha, Rodolfo Fortino, inossidabile, giocatore straordinario, costretto a retrocedere, Rafinha gli restituisce il pallone, bravo Mazzocchetti a intuire tutto perché Dudu era stato superato in velocità tentando la diagonale. Si ricomincia da Tondi che appoggia corto a De Luca. L'anticipo ancora di Dudu che guida questa azione, ci prova di prima intenzione di punta, bravissimo Tondi che non si fa sorprendere anche se nella traiettoria era coperto da un suo compagno di squadra. Non facile questo intervento, molto bello invece il tiro di Dudu. Appoggio corto. C'è una punizione evidente per il fallo su Leandro, poi è crollato letteralmente Rafinha. Terzo fallo della Rieti, vediamo se c'è il giallo per Rafinha, probabilmente sì. Vedremo questa punizione da distanza ravvicinata. Pericolosissima naturalmente, soprattutto considerando le qualità di Gonçalves. Barriera fortissima, si aggiunge anche il portiere Tondi. Chiusi tutti i varchi, c'è però anche Dudu vicino a Gonçalves. Miseu. Appoggia Dudu, l'azione studiata, poi ci prova, sulla linea salva De Luca sulla conclusione di Coco Smith dopo il tiro di Leandro, quindi grande opportunità. Poi c'è un altro fallo a favore dei locali, non è fallo dice Fortino, quarto fallo, siamo stati troppo ottimisti a dire che non c'erano rischi. Rieti che ne aveva 0 contro 3, ne ha sommati 4 quasi consecutivamente, toglierei anche il quasi. Questa punizione altrettanto pericolosa verrà affidata probabilmente a Gonçalves, ma abbiamo visto poco fa sul tentativo di Coco Smith il salvataggio sulla linea, mi è sembrato di De Luca. Comunque qualcuno ha salvato sulla linea con uno schema studiato per la punizione. Esecuzione un po' tardiva, la gran botta di Miseu sul volto, mi è sembrato di Fortino, che ha respinto salvando la propria porta perché il tiro era pericolosissimo, violentissimo, come costume di questo ragazzo, veramente molto molto bravo. Se la sta giocando e come la squadra di casa, dopo una partenza sbagliata e dopo aver subito lo 0-2, sta crescendo sensibilmente il quintetto allenato da Palucci, che ha messo le pezze e le toppe in difesa, non rischiando più granché,
soprattutto facendosi insidioso in fase offensiva. L'abbiamo visto poco fa col salvataggio sulla linea, ripetiamo, mi è sembrato De Luca, comunque qualcuno ha salvato sulla conclusione ravvicinata di Coco Smith dopo il tentativo di Leandro. Pressione adesso altissima degli abruzzesi, sempre più intraprendenti, reti in difficoltà. Jelovci cerca di liberare di prima intenzione, tentativo di Titon non riesce, torna la palla a Jelovcic, 1 minuto e 44 da giocare, sempre 1-2 tra le due squadre. Rieti che sbaglia qualche cosa, recupero ottimo da parte di Wanho, la conclusione poi è stata ribattuta. Titon, Jelovcic, Wanho che serve di nuovo il croato, cerca spazio per una conclusione, la finge ma non l'effettua. Ancora uno scambio con Titon, però ruba palla Leandro, capisce tutto, buona opportunità Leandro, doppia finta, ancora Leandro, il tiro, grande parata di Tondi che resta fermo, si blocca dove deve ed è bravo, intelligente, perché quella era l'unica possibilità per Leandro. Ma bellissima questa serpentina, questo giocatore di cui abbiamo parlato molto bene in apertura, nonostante l'errore iniziale, il resto l'ha fatto proprio bene. Un colpo di testa dello stesso Leandro, termina fuori di poco, ma il Color Max sta crescendo sensibilmente e forse meriterebbe qualcosa di più in questo finale di primo tempo quando mancano 1:08. Molto meglio il Rieti nella prima parte per 8-9 minuti, poi è uscita fuori la squadra di Palusci che prima ha segnato un gol, poi ha tra virgolette rischiato di realizzare il 2-2 con una conclusione salvata sulla linea, poco fa con Leandro ha tentato la via di un pareggio che non demeriterebbe. 48 secondi, Jelovcic, probabilmente Jeff metterà le cose a posto negli spogliatoi, la conclusione, gran botta di Jelovcic, il no di Mazzocchetti, grandissimo intervento, bravissimi entrambi i portieri, poi un fallo viene fischiato a Leandro, protesta il pubblico, protesta Dudu Morgado per un contrasto che anche a noi non è sembrato falloso, è rimasto a terra, dovrebbe essere Rafinha, si è scontrato con Leandro che si stava involando verso la porta, sorriso ironico di Coco Smith e non solo da parte dei giocatori locali che hanno protestato a lungo mentre Rafinha si sottopone a un intervento del fisioterapista con il magico spray. Vediamo un po', si rialza, speriamo tutto bene per il bravissimo Rafinha. Il fallo è stato fischiato dal secondo direttore di gara Cefalà di Lamezia Terme. Rientra Ramon per utilizzare questi 34 secondi che dividono le squadre dall'intervallo, sempre solo 1-2. Titon, vedremo se Rieti gestirà questi secondi tentando magari una conclusione proprio a ridosso della sirena. Jelovcic, la pressione però si alza e i rietini sono un po' in difficoltà, tant'è vero che Ramon la mette nel deserto in avanti. Ultimi 13 secondi, sempre 1-2. Andrea Ferreira prova anche lui, ha fatto la stessa cosa di Ramon nel vuoto assoluto, non c'è nessuno, pochissimi secondi, appena 5, grande occasione e un intervento salvifico sulla conclusione violentissima di Titon, mentre Carlo Uinu ha la possibilità di contrattaccare sul fronte opposto, ma suona la sirena, splendido intervento di Mazzocchetti che dice no al suo ex compagno di squadra Titon, che ha tirato un siluro forse a 140 km orari da distanza ravvicinata, ci ha messo le mani Mazzocchetti. Tutto questo dice lunga sulla qualità del Rieti che quando attacca e trova Varchi diventa sempre molto pericoloso. È tutto in questo primo tempo, 1-2 il parziale. Vi ricordo rapidamente i marcatori mentre Massimo Lupacchini chiude nelle immagini di questa prima frazione. De Luca al sesto, Iavironi all'ottavo per gli ospiti, per i locali al dodicesimo. Accorciato Dudu, 1-2 dopo.
con un bel intervento Mazzocchetti, palla in calcio d'angolo. Esecuzione affidata a Rafinha. Palla troppo indietro per Rodolfo Fortino che rischia di perderla. Retropassaggio di Titon. Rafinha, Jelovcic. Bello questo taglio con Mazzocchetti che salva su Titon. Bellissimo questo appoggio, ma c'è Fortino che alza troppo la mira di un 30 centimetri, si dispera Jeff in panchina. Grande intervento ancora una volta di Mazzocchetti, tra i migliori in assoluto della formazione di casa. È entrato anche Sergio Parra, ma abbiamo sottolineato con entusiasmo il taglio bellissimo di Jelovcic che ha messo praticamente Titon a tu per tu, anche se in posizione un po' decentrata, con Mazzocchetti che gli ha detto di no per almeno la terza volta, considerando anche l'opportunità del primo tempo. Abbiamo detto Rieti, quando riesce a trovare i varchi è pericolosissimo, se sfuma la compattezza dei locali il Color Max rischia tantissimo, come è accaduto in più di una circostanza. Rieti che sta riacquistando la padronanza della prima frazione, Rafinha ci sta provando anche per arrotondare e dare un margine maggiore di vantaggio con un 2-1 che non dà alcuna tranquillità, tanto più nel calcio a 5. Sono volati via soltanto 3 minuti, c'è tanto da fare, pasticciano un po' i locali che sono costretti ad allungare, dove invece c'è Jelovcic che supera la linea del fallo laterale per la rimessa in gioco. È un tiro di, come si dice, un respiro di sollievo per i locali quando siamo giunti in questo istante al quarto minuto, poco meno, di gioco del secondo tempo. Sempre 1-2, già un paio di clamorose opportunità per gli ospiti. Sono rientrati in campo con molta lucidità e concretezza. Bello questo appoggio un po' alla cieca di Leandro in direzione di Udù. Sergio Parra chiede palla, Morgado che si arrabbia un po' con il suo compagno. Leandro, Dudu si sposta sul fronte sinistro, sta pensando a una conclusione, ci ripensa e poi appoggia a Leandro, e perde palla Jelovcic, la mette in fallo laterale anche se pensa a una potenziale deviazione. Tornato in campo Wano con la maglia numero 9 per gli ospiti, che hanno inserito di nuovo anche Massimo De Luca. Sfera verso André Ferreira che l'aggancio è buono, ma gli ospiti recuperano. L'ultimo a toccare Rafinha, fallo laterale per i locali. Parra, palla corta, guadagna qualche metro. Ancora un'altra rimessa. Dudu, Oinu che è appena entrato, ci prova Dudu col piede, mette il piede sinistro laddove deve metterlo, Tondi, e dice di no, non era un tiro molto violento ma pericoloso perché era molto angolato. Si riparte da Dudu, anche lui tra i migliori in assoluto della squadra della Color Max. Retropassaggio un po' a rischio, con intelligenza e mestiere Dudu scaraventa il pallone addosso a un altro esperto come Ramon, che da frangiflutti può solo mettere in fallo laterale, già battuto. Parra cerca lo scavino, poi si allunga il pallone, De Luca però depone in fallo laterale per la rimessa in gioco per i locali. Andrea Ferreira allunga in direzione di Parra, capisce tutto però Juan O che mette in fallo laterale, rimessa in gioco già effettuata. Coco Smith è appena entrato il capitano, prova con questa botta, però il pallone aveva già superato la linea del fallo, per cui la rimessa in gioco è affidata al numero 10 Iavironi. Questo ragazzo è estremamente interessante, ne abbiamo parlato molto bene, classe 2001, deve tutto dire, capitano Coco Smith. Parra ancora, Parra che prova il suo sinistro, ribattuto
sulla traiettoria proprio della Veroni, che adesso arresta il pallone di petto e cerca di darlo, ma lo fa male, a Ramon, che fa un applauso, come dire, l'intenzione è buona, l'apprezzo, però la conclusione era troppo tesa, dal punto che l'ha scavalcato. Pressing altissimo dei reatini, poi lungo lancio in direzione di Carlo Oinu, cerca di fermare il pallone, lo fa, ma è impossibile. Si ripropone anche qui la pressione altissima, è entrato anche per Luigi Gagliani, maglia numero 5, Gazzo Di Chieti è stato utilizzato poco nella prima frazione. Attenzione a questo attacco di Ramon, è costretto però ad arretrare il raggio d'azione. De Luca, lato sinistro, Iaveroni guadagna solo un fallo laterale con l'impatto di Oinu. Ramon cerca compagni liberi, non ne trova. L'ultimo a toccare, dice André Ferreira, è stato il suo avversario. L'arbitro non è dello stesso avviso, interviene Pierluigi Gagliani, che mette in fallo laterale quando mancano 14 minuti e 16 secondi alla fine del match. Sempre 1-2, 0-0 il parziale di questa ripresa. Non si è segnato, ma la rete si è sfiorata. Su entrambi i fronti qualche cosa in più sicuramente per un Rieti, che ci ha provato nelle prime battute, e poi De Luca depone direttamente in fallo laterale perché in 4 secondi non riesce a servire nessuno smarcato. E così palla al Color Max Mazzocchetti, lo scambio non riesce tra André Ferreira e Nu, che era posizionato altrove. Ora Iaveroni, retropassaggio a Tondi, stretto ad area dove però non c'è nessuno. Gagliani sposta il fronte, ancora Gagliani in direzione di André Ferreira, palla troppo tesa. De Luca, Iaveroni, attacco a seguire, recupera André Ferreira, Oinu cerca lo spazio per il suo destro, non lo trova, poi allunga forse fallosamente, gli arbitri lasciano continuare per il vantaggio, lo stesso Oinu cerca di farsi spazio, guadagna un fallo, ma c'è anche il giallo, eh sì, per il fallo precedente. Primo fallo della ripresa, non ne aveva commessi alcuno il Rieti, ancora quota 0, Color Max che però dovrebbe aver subito il fallo cumulativo, quindi un fallo a testa nella stessa azione. Dudu, giallo dunque a Oinu, secondo giallo, era stato il primo affibbiato a Leandro. Attenzione, ruba palla De Luca, la grande occasione, tentenna troppo il numero 77, un altro 7 però dall'altra parte, André Ferreira lo ferma, si è troppo attardato, disperato Jeff Jefferson, grandissimo giocatore, ora allenatore insieme con Kundari, per l'opportunità sprecata, stava cercando l'angolino giusto, ci stava pensando su, intanto André Ferreira ha recuperato salvando praticamente la propria porta da un gol quasi fatto, almeno sulla carta, anche se poi in porta c'era Mazzocchetti, però De Luca aveva preso la mira. Splendida azione di Iaveroni, poi smista per Fortino, barricate dei giocatori locali che poi rischiano tantissimo per la palla recuperata da Fortino, altra occasione sciupata da un Real Rieti che sta giocando bene con grande carattere, grande grinta e soprattutto ha avuto diverse opportunità non sfruttate a dovere, sta rischiando adesso troppo il Color Max, che però serve un ottimo pallone a Dudu Morgado, la cui girata splendida viene ribattuta dal portiere, poi Leandro ci riprova, qualcuno salva Fortino che è sulla traiettoria. Gara molto spigolosa, attenzione, transizione 2 contro
tre, attenzione ai locali che sono un po' sguarniti, però Fortino tentenna troppo e i locali possono recuperare, salvare. Si gioca con tanta aggressività su entrambi i fronti. Intanto il secondo direttore di gara ha fischiato un fallo retroattivo attribuito alla squadra di casa, così sale a quota 2 per decisione di Cefalà, Gennaro Cefalà di Lamezia Terme, che coadiuva Nicola Acquafredda di Molfetta. Si riparte da questa rimessa già effettuata. Duduno cerca spazio, forse prova anche il fallo. Intanto una grande occasione con Fortino, salvata forse da Gonzalves, che ha deviato evitando il 3-1. Altra grandissima occasione per la squadra reatina, che sta buttando alle ortiche il 3-1 in modi diversi. Attenzione a questa altra occasione sciupata ad un soffio da Iavironi, che aveva superato anche Mazzocchetti. Poi l'ultima deviazione del portiere, palla che termina sul fondo, mani e capelli di Jeff. E intanto viene ammonito Miseo, forse per la distanza. Sta succedendo di tutto qui al Pala Scorrano, Pala Rigopiano, che dir si voglia. 12-09 da giocare, ma quante opportunità sciupate una dietro l'altra. Ce n'è stata una in mezzo per Morgado Du, ha detto di no, un ottimo Tondi, però per il resto solo Rieti, una successione incredibile di opportunità salvate in modi diversi dalla retroguardia abruzzese, con interventi miracolosi tra difensori e Mazzocchetti, ma anche ingenuità dei giocatori reatini, che non hanno approfittato del momento di difficoltà della squadra di Palucci, che comunque sta perdendo ancora per 1-2. Anticipo ottimo del bravo capitano Coco Smith, la cui botta viene ribattuta in fallo laterale prima da Rafinha, poi da lui stesso che tocca per ultimo. Lo stesso Rafinha adesso cerca compagni quando siamo sotto i 12 minuti, 11:40 per essere esatti. Jelovic, che è appena rientrato, smista su Titon, anche lui da poco rientrato. Titon, grande opportunità, Mazzocchetti lo conosce bene, sa dove tira e si tuffa dove deve. Salva di nuovo la sua porta un eccellente Mazzocchetti. Ci riprova Jelovic, la palla si impenna di poco, dicono i giocatori reti, qualcuno l'ha toccata, c'è un time out, ci vuole per tutti, anche per noi, per riposarci quando mancano 11:27. Protesta ancora Jelovic per il calcio d'angolo non assegnato, probabilmente c'è stata una deviazione che ha fatto impennare il pallone. Ci fermiamo qualche istante a 11:27, dicevamo 1-2 resta il risultato del primo tempo. Si può riprendere. Pescara deve riordinare le sue idee. Un momento di difficoltà, tante opportunità per i reatini, che ci riprovano ancora con una pressione spaventosa. Jelovic, fermato in qualche modo, si fa per dire, poi lo stesso Jelovic temporaneamente fermato realizza il gol del 3-1 con una diagonale imprendibile. Un tiro che si è infilato nell'angolino opposto, 3-1 per il Rieti, gol di Jelovic, che l'ha cercato, l'ha voluto. In un primo tempo Leandro è riuscito ad arginarlo, poi
non è stato più possibile. Quando mancano 11 minuti e 07 alla conclusione, il Rieti arrotonda 3-1, parziale di 1-0 in questa ripresa. Ha cercato in tutti i modi il gol del 3-1 fino a trovarlo con Jelovcic, che sta disputando un'ottima gara. Giocatore straordinario, lo sappiamo, tiro non forte ma piazzato con intelligenza nell'angolino, dove un pur ottimo Mazzocchetti non sarebbe mai arrivato neanche con le ali. Miseu, che poco fa è stato ammonito rientrando proprio oggi alla squalifica, deve stare attento il giocatore vicecannoniere. E adesso c'è Dudu che ci prova, ma si porta il pallone oltre la linea del fallo laterale. Giusta la decisione arbitrale. 10:46, dunque è cambiato il risultato. Il Rieti ha cercato in tutti i modi di trovare il 3-1 fino a reperirlo con una finezza di Jelovcic. Risultato arrotondato con merito, perché ha avuto tante di quelle opportunità il Rieti fino alla realizzazione. Intanto c'è Dall'Onder, che è stato utilizzato pochissimo nel corso del match, il pivot ex Sesto. Palla in fallo laterale, protestavano forse per un fallo di mani di Miseo, che se fosse stato ammonito sarebbe stato espulso. Attenzione, gran palla per Fortino, ancora di Jelovcic se non vado errato, tocco delizioso. Fortino era riuscito ad evitare il suo avversario, però allungandosi troppo il pallone che è scivolato poi sul fondo. Vedete, ancora una grande occasione per gli ospiti. Lancio di Tondi in direzione di Fortino, è troppo lungo. 10:19 da giocare. Color Max Pescara 1, Real Rieti 3. Gol degli ospiti, porta una firma di De Luca, di Javironi e di Jelovcic per i locali. Morgado, che serve questo bellissimo pallone a Parra, che resta in qualche modo di prima intenzione Leandro, e poi c'è la protesta del pubblico per un tocco di Rafinha, che dice no, col busto ho toccato la palla, dando la sensazione di averla toccata con la mano, ma anche noi abbiamo avuto questa sensazione, che abbiamo preso in maniera corretta il pallone. Parra intanto ci ha provato, colpo ribattuto da un avversario, si riparte da Parra. Leandro gli restituisce il pallone con qualche difficoltà, perché c'è Titon che riesce a controllare questo allungo, però è stato l'ultimo a toccare, quindi c'è il calcio d'angolo. Ingenuo Titon, qui forse non si era accorto che era stato proprio lui a toccare la sfera, per cui regala questo angolo alla formazione di casa. Il tiro a volo di Parra, e c'è stato qualcuno che ha respinto. Palla che finisce di nuovo in calcio d'angolo, mentre il Pesaro sta vincendo 4-2 sul campo tutt'altro che facile del Mantova, la capolista allenata da Colini. Quindi una bellissima lotta a tre, soprattutto le prime tre, ma c'è anche il Sandro Abate, che però ieri ha perso contro l'Emboli. Leandro Dosson, che sta uscendo bene, veramente è uscito bene alla distanza, ha vinto anche ieri, ma attenzione a questo contropiede, c'è Parra che viene spinto alle spalle, tutto regolare per l'intervento di Titon, mentre Dall'Onder travolge il numero 27 Rafinha, commettendo fallo e subendo anche il cartellino giallo. 4 gialli tutti dei locali. Dicevamo dei gialli che sono stati sanzionati a Miseu, a Dall'Onder poco fa, a Leandro e a Coco Smith per protesta. Rafinha vorrebbe si intervenisse per asciugare il campo. Così è, così si fa sull'1-3 a 9:16 dalla conclusione. Computo dei falli, 3 dei locali, 1 degli ospiti.
a cui viene restituita palla da Andrea Ferreira correttamente dopo averla messa in fallo laterale per provvedere ad asciugare il campo. Intanto è entrato Iavironi, eccolo qua, tanta qualità di questo ragazzo interessantissimo. Rafinha sbaglia l'appoggio, o meglio Titon arriva un po' in ritardo, palla segnata al Rieti inaspettatamente, poi la botta di Rafinha viene ribattuta col piede in calcio d'angolo da un attento Mazzocchetti. Attenzione a Iavironi che viene intercettato, però da Parra che è messo in fallo laterale. Intanto il portiere di movimento viene tentato a 8:40 dalla squadra di Palucci con la casacchina gialla di Miseu. La conclusione salvata di piede da Tondi da parte di Andrea Ferreira che cercava l'angolino, ma era sul palo giusto. L'angolo battuto da Coco Smith. Dudu dall'under non fa attenzione alla conclusione della distanza, viene fallita ad un soffio con l'errore di dall'under che non riesce a servire i suoi compagni. La porta era vuota. Dudu pressing altissimo dall'under, l'idea è buonissima, è bravo però Tondi a intuirla perché va a precedere di un soffio Andrea Ferreira che si sarebbe ritrovato praticamente a tu per tu, anche se questa è molto decentrata. Idea buona di dall'under, 8 minuti esatti alla conclusione, si prosegue col quinto attaccante. Attenzione a dall'under, una buona opportunità, e bravo Rafinha a fermarsi sulla traiettoria. C'è tanto tempo per recuperare, vedremo cosa riuscirà a mettere su la squadra di Palucci. Dall'under fa proseguire con uno schema preciso Miseu, bravo ancora una volta Tondi. ventiseienne Fabio Tondi che sta giocando sicuramente molto bene. Bella questa azione di Andrea Ferreira, Coco Smith, tunnel riesce solo parzialmente. Dudu pensa magari per un attimo il tiro, poi deve servire Miseu. Ancora Miseu che deve essere messo nelle condizioni di calciare col sinistro. Tanto c'è un intervento su Morgado, ma la porta è vuota, ci prova Fortino, si arrabbiano i giocatori. Il pubblico locali, mentre è rimasto a terra Dudu che ha battuto anche un po' il capo, lo hanno stretto in due, sarebbe il caso magari se fosse possibile rivedere questa azione. Comunque qualche perplessità rimane proprio al limite dell'area, si arrabbia tantissimo Morgado. Tanto la partita è interrotta perché bisogna asciugare il campo, si ripartirà da Mazzocchetti mentre protestava la squadra di casa. Per poco il Rieti non realizzava il 4-1, si resta sull'1-3 quando mancano 7 minuti e poco più alla conclusione del match. Partita bella, avvincente, viva e comunque aperta. Giocando con molto coraggio il Color Max, che naturalmente è un roster
inferiore a quello della squadra del Press Pietro Paoli. Ci sta mettendo l'anima, tutto quello che può, dando fondo a risorse infinite sul piano anche del temperamento, al di là della qualità di qualche elemento. Intanto c'è un time out richiesto questa volta da Jeffe. Ci fermiamo anche noi quando mancano 6:45 alla conclusione, sempre Real Rieti 3 Color Max Pescara 1. Bene, si può riprendere. Ramon Rafinha in direzione di Avironi, buono l'arresto, evitando anche il fallo laterale che viene guadagnato da Jelovic. Palla deve essere ancora rimessa, dice il direttore di gara. Retropassaggio per Ramon, gli Avironi, palla proprio al limite sul fronte opposto, Jelovic non riesce a controllare. Miseo, Morgado, Coco Smith, ancora Dudu, Morgado, si scende sotto i 6 minuti, azione elaboratissima dall'Onder, Dudu, Andrea Ferreira fa girare verso Coco Smith, se si può si prepara il tiro per Miseo che è pericolosissimo, naturalmente lo sanno benissimo i giocatori del Rieti, tengono d'occhio accuratamente. Cambio di play, adesso Andrea Ferreira si è spostato, ritrova la sua destinazione naturale Dudu, eccolo qua, palla Coco Smith in direzione di Miseu che però non riesce ad agganciare, la porta è vuota e poi Mazzocchetti con un intervento a ritroso riesce a mettere in calcio d'angolo sul tentativo degli ospiti che devono adesso gestire questo vantaggio preziosissimo di più 2. A volo la botta di Rafinha ma fuori nettamente, si riparte da Mazzocchetti, pressing alto per evitare il cambio tra Mazzocchetti e Miseu. Jelovic alla fine commette fallo, scaraventa il pallone rabbiosamente Dudu, è il secondo fallo dei reatini che hanno un largo margine di bonus. Dudu, Miseu dall'Onder, Dudu, Miseu,
palla spostata a sinistra, non arriva a distensione a Coco, Fortino col tacco, Ramon si libera del suo avversario, cioè di Coco Smith, calcio di punizione per i locali, terzo fallo degli ospiti. Palla di Dall'Onder che cerca il suo compagno Dudu, guadagna solo un calcio d'angolo, 4 minuti e 27 da giocare, sempre 1-3 qui al Pallarico Piano di Pescara. Dudu, sempre lui, Andre Ferreira, si cerca di velocizzare ma si trovano spazi, copre bene il Rieti. Dudu prepara il tiro per Ferreira che ci prova, respinge il portiere, la porta è vuota, attenzione, tiro e gol. Il gol del 4-1 realizzato da Rafinha dalla distanza con la porta vuota quando mancano 3.55, siamo sul 4-1 per il Rieti che adesso allarga le distanze approfittando di una palla respinta da Tondi sulla conclusione di Andrea Ferreira. Gol di Rafinha quando siamo giunti quasi a 4 minuti dalla conclusione, 3.55 per l'esattezza. 4-1 pesantissimo, difficile da raddrizzare soprattutto contro un ottimo Rieti, però la palla è buona per Dall'Onder, riflessi da Gatto da parte di Tondi che si è fatto anche male, un posto un po' delicato e quindi è costretto a chiedere il soccorso dello staff sanitario, un dolore che però è valsa la pena subire considerando dalla distanza ravvicinata di Dall'Onder che ha tirato veramente da un metro. ...4-1 dunque dicevamo per un ulteriore aggiornamento, un 4-1 che pesa come un macigno sulle spalle di un Color Max Pescara a cui non si può rimproverare nulla, la squadra generosa, ci ha messo cuore, anima e tutto il resto. È chiaro che poi la differenza la fanno anche certi roster che possono disporre di tanti atleti di assoluta qualità. Si rialza un po' a fatica Tondi, il cui sacrificio doloroso è riuscito a evitare però il gol del potenziale 4-2. Palla scodellata da acqua fredda, restituita alla formazione di Pescara che deve tentare l'impossibile in 3 minuti e mezzo circa. 1-4 il parziale. L'ultimo gol porta la firma di Rafinha dopo le marcature di De Luca, di Javironi e di Jelovcic. Unico gol dei locali invece è stato vergato da Dudu che adesso è in possesso di palla, sta pensando al tiro ma non lo effettua Misael, Dall'Onder è costretto a restituirgli il pallone. Dudu, Coco Smith, ancora Dudu, palla al centro di Dall'Onder, spera che termina in calcio d'angolo per l'ultimo tocco di Ramon. Dall'Onder sente dare indietro, ancora Dudu, palla che arriva a Leandro, bella palla liberata per Gonçalves Misael, poi il cui tiro però è terminato fuori anche se non di molto, 2 minuti e 40 vedete con questo rilancio Leandro, poi c'è un fallo del capitan Fortino che spinge nettamente Leandro, si arrabbia con il suo avversario, i due si scontrano verbalmente, cartellino giallo per Dudu per protesta naturalmente, quinto ammonito della squadra di Palucci. Un inutile fallo di Fortino. Dovrebbe trattarsi del quinto fallo che non viene segnalato però
sul tabellone. E Fortino ingenuamente non mantiene la distanza su 4-1, non c'era proprio bisogno di beccarsi questa ammonizione. Si riparte quando mancano 2 minuti e mezzo alla conclusione con questo tentativo degli abruzzesi. Coco Smith, Dudu, Dall'Onder, ancora Dudu, cerca di pescare un suo compagno libero, cioè Coco Smith, la cosa non riesce, gli ospiti ribattono, si ripropone il Color Max, palla al centro di Coco Smith, Rafinha mette in corner sotto i 2 minuti. Dall'Onder la prende male, poi Tondi pensa a un rilancio e poi ci prova direttamente Ramon di prima intenzione, ma Mazzocchetti era tornato tra i pali. Adesso si ripropone il quinto attaccante per i locali. Palla buona per Misaeu che non sbaglia, 4-2. La distanza ravvicinata, stavolta la palla finisce sotto le gambe del portiere Tondi dopo il bellissimo assist di Coco Smith, del capitano, che gli serve un pallone d'oro 2 contro 1. Misaeu, se gli arriva la palla buona, non la fallisce. 2-4, si riapre una speranzella anche se manca poco perché sono solo 1:36 da giocare, quindi la firma Misaeu non manca mai quando lui c'è, quando non è appunto squalificato. ...2-4 dunque il parziale. Vi ricordo ancora i marcatori: De Luca al 6° minuto del primo tempo, all'8° Iaveroni accorciato nella prima frazione, di 2 al 12°, nella ripresa quasi al 9° minuto Jelovcic porta sul 3-1 gli ospiti, che arrotondano con Rafinha al 16° col 4-1, e poco fa, 1:36 dalla conclusione, Misaeu ha segnato il gol del 2-4. Ultime battute, pressing forsennato adesso dei locali, devono tentare tutto per tutto, tempo di sfida è pochissimo. Dudu, pressing ancora alto della squadra di Jeff, che però subisce, attenzione a questo contrattacco, Misaeu ancora ci riprova e poi salva Tondi miracolosamente, prima di piede e poi con una mano. Attenzione, Dudu alza troppo la mira, ha rischiato tantissimo il Rieti perché il contrattacco l'ha trovato libero ancora come prima Misaeu, che non ha avuto questa volta fortuna, anche per un grandissimo merito di Tondi, che ha fatto un doppio miracolo, prima di piede e poi con una mano. Qui è riuscito a allontanare la minaccia, sarebbe stato un 3-4 pericolosissimo quando mancano 55 secondi alla conclusione. Deve concludere in porta la squadra di casa, ci sta pensando, ma se non ci sono spazi, attenzione Misaeu, ancora lui, ancora Tondi, tutti e due protagonisti l'uno contro l'altro, sfida personale. La prima è andata bene ai locali, la seconda e la terza agli ospiti, decisamente per merito di Fabio Tondi, che è stato tra i migliori in assoluto. Intanto l'arbitro è andato a redarguire un addetto ai lavori che era proprio al bordo del campo, interessa ben poco in questo finale. Attenzione Dall'Onder, Dudu, 40 secondi, palla a distanza ravvicinata, ancora Tondi che questa volta si oppone al tentativo di Coco Smith. Bellissimo questo finale disperato, pieno di grande buona volontà da parte dei locali. Rieti sta rischiando tanto, ma ha 2 gol di vantaggio che adesso deve solo gestire, con Ramon che sigla il gol del 5-2 a porta vuota, e la partita praticamente a 30 secondi dalla conclusione si chiude qui. Grande esperienza di Ramon, che si fa prima consigliare il pallone e poi a porta vuota mette dentro il gol del definitivo risultato, con cui Rieti guadagna altri 3 punti preziosissimi, una gara tutt'altro che facile contro un generosissimo Color Max Pescara, che ci ha messo tutto quello che poteva, ha tentato di raddrizzare l'ostilità anche poco fa, se non ci fosse stato Tondi si sarebbe andati sul 3-4, ma poi il Rieti, che comunque merita di vincere questo incontro, ha trovato il gol del 5-2 con l'esperto Ramon,
che ha bloccato praticamente il match a 30 secondi dalla conclusione. Ora ne mancano soltanto 15. Il Conor Max Pescara cerca solo un altro gol, quello del 3-5, di questa frazione di gara dove ha giocato comunque con tanto cuore. Ci sta provando anche dall'under, sempre Tondi protagonista alla meglio, ma siamo ormai in conclusione. Si sta pensando al tiro, ma la sirena dice basta così. 5-2 per il Real Rieti sul campo del Conor Max Pescara. Applausi per tutti. L'ultima firma, gli altri gol ve li ho già ricordati, porta il nome di Ramon, giocatore esperto di qualità e di quantità. A tutti il buonasera, vi ricordo solo il risultato finale qui a Pescara, Conor Max 2, Real Rieti 5. Grazie per l'attenzione, grazie a Massimo Lupacchini per la parte tecnica. Appuntamento a sabato prossimo, quando dopo il turno infrasettimanale si tornerà a giocare di nuovo al Palla Rigopiano e la formazione di casa ospiterà questa volta il Leboli, che ieri ha battuto il Sandro Abate Avellino. A tutti buonasera.